Dragon's Ball Plane e bentornati, siamo qui ragazzi ancora con la Pixelmon. E ho scoperto che o sono buggato come la merda o ho i Pokémon che sono diventati fantasma, oppure si sono rotti le palle di stare in sto buco e se ne sono andati. Brutta troia. Siamo qui di nuovo con la Pixelmon. Mi sono scomparsi i Pokémon, ragazzi. Cioè, avevo un bel Blastoise, avevo un Charmander e avevo anche quella merda di un Farfetch, ragazzi. Volatilizzati. Forse se li hai mangiati i Farfetch, poi è volato fuori. E lo credo bene. Nello scorso episodio mi avete detto di spostare la webcam. Purtroppo, ragazzi, ho un qualche problema in questo momento con la webcam. Cioè, spostarla di là mi viene un po' difficile. Cercherò di rimediare il più presto, ragazzi. Ma per il momento mi toccherà vedermi sopra il cui lava. Ebbene, ragazzi, quello che voglio fare oggi è ovviamente continuare il nostro viaggio alla ricerca di un centro Pokémon. Come seconda cosa, voglio liberare ancora qui lava, almeno fargli fare il livello 20. Poi ricatturare altri Pokémon perché sono scomparsi. Ma prima di tutto, ragazzi, dobbiamo minare. Avete presente il minatore di Clash Royale quando va a tirare le sbadilate alla principessa? Ecco, noi dobbiamo farlo, però con un piccone e con i materiali in questo fosso. Ma come sempre, ragazzi, prima di cominciare abbiamo il rituale per i mi piace. Perché sì, ragazzi, non potete mettere mi piace in modo normale, altrimenti potrebbero succedere cose astruse. Esempio, le vostre gomme potrebbero rimanere come questa che vi ho fatto vedere anche nello scorso video. Però dovete capire, insomma, la gravità della cosa. Guardate la faccia, non è felice, ragazzi. Quindi se lanciate mi piace, mi sa che non ce la faccio. Per mettere mi piace oggi, ragazzi, è molto semplice, devo dire la verità. Dovrete prendere lo smartphone, girarlo, cioè se lo guardate così dovete girarlo in su. Dopodiché, visto che questo verrà spostato in alto, dove parlo io in questo momento è in alto, dovrete mettere mi piace con il mignolo mentre imitate il sonoro verso della pecora, ragazzi, un bel belato. E una volta fatto ciò, ragazzi, lanciate l'hashtag merlungo, che sarebbe un merluzzo un po' più lungo del normale. Così io saprò che siete riusciti a mettere mi piace, siete riusciti a completare la sfida di oggi. Allora, subito, ragazzi, devi andare a picconare queste cose cercando di non prendere fuoco. Ragazzi, mi avete tra l'altro detto una cosa riguardante l'inventario che mi ha fatto preoccupare abbastanza. E in teoria, se muoio, dovrei perdere la roba, mi sembra. Prendiamo qualche minerale, ragazzi. Allora, uno è qui e l'altro è qui. Vai giù, raga. Questo non è tanto bravo a prendere i buchi. Allora abbiamo un cristallo e un ametista. Facciamo a cupa di ferro, raga. Non si sa mai che, insomma, ci finisce il piccone di ferro. Dopodiché sono cazzi. Miniamo ancora, ragazzi. Dobbiamo riempirci di minerale, che gli zingari a confronto sono fermi. Allora abbiamo anche qualche minerale qui. Perfetto. Allora, tra poco dovremmo anche uscire da sto buco, perché comincia un po' a rompermi le palle. È abbastanza ambiguo. C'è un minerale anche qua in cima, raga. Perfetto, perfetto, perfetto. Ragazzi, sto avendo l'accento piuttosto dell'est. Comunque, prendiamo la terra e poi fatemi vedere se c'è qualche minerale rimasto. A mai più rivederci, buco maledetto. Cosa è successo? Ma non ti incastrare, non fare il demente. Porca via questa terra qua. Va bene. Ancora. Ma dov'è che si incastra? Fatemi vedere un secondo. Madonna mia, raga. Questo con i buchi proprio non si prende. Vengo a dormire a casa tua, eh. Io adesso, ragazzi, vorrei cominciare a livellare, ma soprattutto catturare qualche nuovo Pokémon, perché siamo rimasti fottutamente senza. E con un Seviper, un Kadabra. Vabbè, Kadabra, ragazzi, tanta roba. Però Seviper non è che sia tutto questo gran spettacolo. Madonna, ragazzi, c'è un Pikachu. No, lo voglio assolutamente. Cioè, la vita questo Pikachu. Vai, qui lava. Minchia, c'ho la mira degli storti. Ma dove minchia scappa? Ma neanche i topi quando vanno a prendere il formaggio dal casaro. Venga qua, signor Pikachu. No, vabbè, raga, fotte sega di Pikachu. C'è un Ursaring, c'è un orso grosso. Lo andiamo a prendere subito. Vai, qui lava. Vai contro un Ursaring al 39. Ci fa malissimo, ragazzi. Ci prende male questo. No, raga, vabbè, non ci sono più gli orsi. Una volta, tempo fa, se andavi nel bosco, gli orsi ti aggredivano. Ecco, bravo. Ok, perfetto. Così ci siamo, ragazzi. Prepariamoci allo scontro. E andiamo subito con Bracere. Spero che gli faccia un po' di danno. Anche se ho una bruttissimo presentimento. Ecco, appunto. Ok, perfetto, ragazzi. Mettiamo su Kadabra, anche perché se Viper ci ha già lasciato, quello muore così senza far niente. Anche Kadabra non è che poi se la cava malissimo. Ma noi siamo a capra, ragazzi. Tiriamo l'Ultra Ball lo stesso. E lo so che lo prendi. Lo so. Probabilmente lo prendi nel di dietro. Comunque, ragazzi, direi di continuare il nostro viaggio, di continuare il nostro percorso. E vabbè, raga, però almeno un Pikachu lo voglio prendere. Mi scusi, signor Pikachu. Vabbè, sempre la mira degli storti, ragazzi, non ci abbandonerà mai. Stia fermo. Ecco lì. Ok, perfetto. Dai che prendiamo un Pikachu. Vaffanculo Pikachu. Vabbè, raga, proseguiamo. Aspettiamo che cali la notte, così possiamo curare i nostri Pokémon. Ci sono rumori parecchio molesti e non si vede nessun Pokémon, ragazzi. No, che figata, ragazzi, c'è vita. C'è vita.
Cosa c'è nel pozzo? Ma porca vacca, ragazzi, sì! Abbiamo trovato un villaggio, spero ci sia un centro Pokémon in questo villaggio. Veramente, c'è gli arcobaleni. E poi non proseguo la frase perché diventa volgare. Salve signori villici, spero non siate come i vecchi contadini che, insomma, coglievano gli stranieri con il forcone. Buondì, salve, qua c'è un... no, non c'è una minchia, va bene. Cosa fa nel pozzo? Per favore, venga fuori di lì, non faccia lo scemo. Perché si inzuppa come le macine la mattina nel latte? Naomi, tra l'altro, è anche una donna, ma sembra un ratto. No, sembra un gufo, a dire la verità. Vabbè, lasciamolo nel pozzo e vediamo un po' se troviamo qualcosa di interessante. Qualche scrigno, qualche baule che contiene qualcosina di bello non c'è. Vabbè, comunque il mio orto è più figo di questo, c'è da dirlo. Non c'è una minchia, ragazzi. Io speravo almeno un centro Pokémon. Dentro c'è qualcosa, un altro scrigno. Perfetto, ragazzi, questo è pieno. Potremmo prendere le armature giusto così per fare gli Akab. C'è un sottofondo magicarpiano che è abbastanza fastidioso. Cos'è quel posto, ragazzi? Cos'è il mondo della gelatina? Fatemi capire un secondo. Perché c'è un tizio sguercio là dentro, ragazzi? Va bene. Immagino sia una palestra questa. Che figo sto raicio, ragazzi. Noi dobbiamo dormire. Dobbiamo dormire. L'indomani potremo provare ad attaccare la palestra. Mettiamo il nostro letto e poi ce ne andiamo a nanna. A few moments later. Buongiorno mondo, buongiorno villaggio. Salve, no? Ma lei può anche uscire da lì, eh? Non è che deve stare per forza qua dentro. Allora, squadra, ti voglio in forma. Cioè, cazzo, se vai per tu devi essere quello che arra i culi peggio dei contadini che piantano le zappe nel di dietro dei banditi briganti che si infilano in casa loro. Adesso io non so se questo si può rompere. Adesso io comunque ci do una bella picconata, perché se si lascia rompere vuol dire che, cioè, ci sarà un motivo. Uè, Bobby lo squercio, come andiamo? Salve, buongiorno. Leader, lurking, derg, va bene, ok, perfetto. Grazie, lei per me comunque rimane uno scemo. Ecco, vediamo cosa c'è qui. Abbiamo una scala che va in giù. Non so se questa sia una palestra, se questo prosegue nella palestra. Non ne ho idea. Comunque non mi avventurerei adesso dentro la palestra, perché con questi Pokémon, raga, non faccio niente. Al massimo possiamo fare il soffritto. Sono scomparsi i Pokémon, ragazzi. Non ce n'è neanche uno. Dobbiamo trovarne qualcuno. Tanto so già che al prossimo, diciamo, salvataggio li perderò. Ragazzi, che figata. Ragazzi, siamo nel magico mondo della bamba. Attenzione. Come piace a mia madre. Pokémon rari, vi scoverò. Dovessi, insomma, pecorare cadavere e violentarlo fino allo sfinimento. Non c'è una minchia, ci si vede un Teddy Urso ogni tanto. Io voglio un Heracross, voglio un Farfetch, no. G-Cock è rossa, ragazzi. Tra l'altro stiamo facendo scorta di G-Cock in modo incredibile. Ok, via le piante, che questo si incastra in mezzo agli arbusti. Non mi sembra l'ora di fare, insomma, piccionaia simulator. Cosa c'è qua? Salve, signor Buco. Come sta? Io sono qua che sto girando. Non è che volevo saltarci dentro. Comunque, già che ci siamo, ragazzi, esploriamo questa grotta e speriamo di trovare cose fighe. Non si vede un cazzo, non ho preso neanche delle torce. Minchia, ma confronto Bocelli c'ha 40 decimi, ragazzi, non si vede niente, non si vede una minchia. Tirerei anche qui lava se potesse farmi da torce portatile. Purtroppo quello poi si ammazza da solo. Ok, vediamo se c'è qualche minerale prezioso, un po' di oro, qualcosina. Ragazzi, abbiamo trovato l'oro. Prima esplorerei un attimo qua perché sento dei rumori molesti. Cosa sono, ragazzi? Devono esserci i talponi. Ragazzi, le talpe dell'orto di zia Giovanna le avete viste? L'ho detto che stanno sottoterra, pronte a distruggere il nostro orto. Giù nel buco, perfetto. Benissimo. Tra l'altro prosegue, figata, ragazzi. Andiamo subito sotto a vedere. Speriamo anche qualche diamantino. Prendiamo un po' l'oro. Benissimo, così. Attenzione, come sempre, a non fiaccarci le gambe, perché ne abbiamo due. Che... ragazzi, che figo, c'è quella pietra focaia. Subito, ragazzi. Adesso cominciamo a fare il devasto. Ci diamo dentro, ragazzi, facciamo un po' di zingari simulator. 6 and a half hours later. Questo è l'ultimo, ok. Ragazzi, ho preso tutto. Cioè, penso in questo punto non ci sia rimasto niente. Cioè, in questo lato qua, cosa butto? Via il gambo, ragazzi, il gambo non serve a niente. Ok, ho tipo 60 di legno, ragazzi. L'ultima volta nel fosso mi è bastato. Ok, qua cosa abbiamo? Le due pietre, ragazzi. Due pietre focaie. E questa è l'ultima. Ok, no, vabbè, ragazzi, ma questa grotta è più rifornita del Lidl. Subito di là, sono sicuro che muoio. Intanto facciamoci una qualche roccia per farci la stradina. Altrimenti ci accoppiamo di brutto. Ma ci finirò nella lava. Cioè, io so già che finirà qua la nostra avventura. Morirò, perderò tutto. Allora, adagio, che non ci tengo a morire. Adagio, vai piano, mi raccomando, non facciamo cagate perché un attimo. Allora, ragazzi, io vorrei andare a prendere la pietra focaia, che diciamo che è l'unica cosa che mi interessa in questo posto, anche perché del ferro in questo momento non ne ho bisogno. E vai così, gratta la terra, perfetto, ok, benissimo, ragazzi, prendiamo anche questo ferro, già che ci siamo, anche se non mi serve. Comunque, è sempre meglio averne un po'. Mi aspettavo comunque, ragazzi, di trovare qualche Pokémon sottoterra. Non ho trovato niente, a parte quel Dugtrio. Raga, dietro la cascata c'è un'altra pietra focaia che non si vede una minchia.
Porca troia, ragazzi, vabbè, dai, un po' di bocelli simulator, intanto bisogna poi anche farlo. Vedi di averla esplorata tutta, il punto è che questa zona ho paura che sia un fottuto labirinto, perché non mi ricordo più da dove vengo. Ragazzi, mi manca della redstone, non malissimo, non malissimo, non male, male, non male. Qua cos'è? Qua è finito, cos'è? Del carbone. No, ragazzi, sono delle scale. Andiamo su, vediamo cosa troviamo. Se può bucavoltro, se può venidrentolo, la grotta, si può fare qualcosa, non c'è una minchia, non c'è niente, ragazzi, ok, ho sbagliato strada. Ragazzi, è un fottuto labirinto, non ci sto capendo più una minchia. Non mi piacciono le caverne, soprattutto quelle che ormai ho già razziato. Quindi forse venivo da qua sopra, molto probabile. No, e invece no, e invece no, e invece no, e invece no. Finirò nella lava, ragazzi, sicuro, ci verrà un arrosto di cadavra. Anche perché se io finisco nella lava, cadavra finisce molto probabilmente con me. Vado, ragazzi, più probabile trovare il fagiano arrosto. No, ragazzi, dato che abbiamo dell'oro, attenzione, c'è un Ghastly anche là in fondo. Ok, no, ragazzi, Ghastly ha la voce che sembra un transessuale, se ci fate caso. Stavo dicendo, ragazzi, è più probabile comunque trovare un fagiano arrosto in un piatto di un vegano piuttosto che l'uscita in questa grotta. Ragazzi, è abbastanza ambiguo questa cosa. Oh, ma qualche cartello qua, non è che c'è scritto per il buco dell'uscita andare verso l'alto. Non so, cos'è questo, cosa abbiamo, ragazzi? Cos'è? Un boldor, ragazzi, attenzione, abbiamo un boldor che potrebbe anche farci comodo, dato che siamo usciti principalmente per catturare Pokémon. Raga, andata, ok, prendiamo questo boldor, ci serve, voglio cominciare a sfidare le palestre. Perfetto, abbiamo qui lava, so che bracciere contro i Pokémon lotta non fa niente, però quasi quasi io ci provo, non si sa mai. E infatti non conta una minchia. Ma il bramatomato, raga, ce l'ha rato, marato di brutto proprio, ha preso la zappa in mano. E ok, raga, mettiamo Sevai perché sappiamo che quello che di solito fa la differenza. E vattene a fanculo. Deve sempre pensarci lui, ragazzi. Deve sempre pensarci il grande Kadabra. Vai Kadabra, giù con confusione. Orca troia, ragazzi, ma quanto cazzo è forte sto Boldor? Quanto diavolo è forte, ragazzi. Niente, proviamo con una Scuro Ball, visto che comunque qua sotto c'è buio. La Scuro Ball si abbina bene con il buio, con il non vedente un cazzo. Quindi attenzione, sì! Ragazzi, sì, abbiamo un Boldor nella nostra squadra. Tanto poi lo perderò nel prossimo quit. Tra virgolette, quit, come quit intendo fine episodio. E adesso, ragazzi, dobbiamo trovare la fottuta uscita. Six and a half hours later. Ragazzi, non chiedetemi come. Sono 6.000 anni che registro sto video. Non ho più voce. Non ho più fottutamente voce. Ma siamo usciti, ragazzi, siamo usciti. Vi giuro che piangerei dalla gioia. Non tornerò mai più qua dentro. Ma mai proprio. Mi dovete pagare per farmi entrare. Ma neanche, ragazzi, c'è... Voglio un pollo arrosto, altrimenti non ci torno più. Ragazzi, un fighissimo Heracross. È solo al 29. Quello che avevamo prima era al 53, era ben più figo. Comunque, lo prendiamo lo stesso, perché se dobbiamo sfidare le palestre ci serve. Quindi, ragazzi, mettiamo Boldor, dato che è l'unico vivo che ho. Dopodiché direi di andare ad attaccare subito Heracross e cercare di portarcelo a casa. Dai, vai giù di frana, vacci giù cattivo. Ok, ragazzi, ma quanto diavolo è forte sto Boldor, è incredibile. Proviamo con le Pokéball, ragazzi. Diamoci con una Scuro Ball, speriamo di prenderlo. Non ne sono sicurissimo, anche perché di vita ne ha ancora tante, non è paralizzato. Vaffanculo. Andiamo con un abbattimento, che culo, ragazzi, pensavo di ammazzarlo, anche perché ha fatto riduttore e si è inflitto dei danni. E ora lo metto della Scuro Ball. Rimani dentro, rimani dentro. Sì, ragazzi, sì, perfetto. Era cosa dei nostri. Benissimo. Tra l'altro, ragazzi, c'è uno che fa il bagno nel fiume della Bamba, comunque fa lo stesso, ragazzi. Torniamo al villaggio. Dobbiamo tornare al villaggio, dopodiché dormiamo, così curiamo tutti i nostri Pokémon. Poi potremo cominciare a livellare qui lava. One eternity later. Ragazzi, troppa popolazione di orsi, vogliono decimati. Attenzione. Mettiamo in campo, no, Boldor non subito, ragazzi. Mettiamo Sevai che così con le cata può bloccarlo. Lo so, che puttana troia, ragazzi, Sevai è inutile. Ok, vai Boldor, giù con frana. Ammazza quell'Ursaring. Porca troia, mignotta, ragazzi. Godo malissimo. E avanti con frana. Raga, ma quanto diavolo è forte Boldor. Poi tra l'altro l'evoluzione finale mi piace un casino. E giù con breccia Heracross. Perfetto, ok, raga. Ha vendicato con onore il nostro Boldor. E portiamo a casa. Tra l'altro qui lava 1175 punti. Vado, ragazzi, c'è un piccione. Allora, potremmo arrostirlo con il nostro qui lava. Però, visto che è il 35, questo ci distrugge e ci dilania l'anno. È meglio evitare e rimandare l'arrosto. Mandiamo Kadabra, ragazzi, che sappiamo che è l'unico che può fare la differenza. Ok, tra l'altro c'è una resistenza incredibile. Kadabra è... Kadabra è morto, vabbè. Ok, perfetto, ragazzi, mettiamo Heracross che almeno lo ammazza subito. E avanti con breccia. Perfetto, qui lava guadagna 776 punti del pollo crudo. In questo momento non ce ne frega niente, quindi possiamo proseguire. Che figo, ragazzi, no, c'è un Hunter, bellissimo. Lo voglio, ragazzi, mi dispiace. Tra l'altro è anche il 48, fortissimo. Ciao, qui lava, è stato bello. Andiamo in campo se Viper, ragazzi. Speriamo di riuscire a far leccata. Godo, godo, sì. Ok, ragazzi, l'abbiamo paralizzato. Vai se Viper, incredibile, ragazzi. È utile, è incredibilmente utile. Sì, vi giuro, sta facendo la differenza se Viper. Ok, vabbè,
inutile serpente, però ragazzi oggi è stato utile. Oggi ha fatto fottutamente la sua parte. Vediamo Heracross che però non può attaccare, porca troia. Niente ragazzi, piano B, cominciamo a tirare Ultra Ball come se non ci fosse un domani. Anche perché di questo passo ce li ammazza tutti, visto che sia questo che quell'altro mi sa non possono attaccare. E per fortuna che anche lui non può attaccare, ragazzi. Niente, con la Ultra Ball non è andata. E quindi io andrei con una Scuro Ball, visto che lui è scuro. La Scuro Ball è scura e in teoria dovrebbe portarci fortuna. Per favore, per favore. Sì! E ragazzi, mi manca un outer. E ragazzi, siamo pronti a sfidare la palestra. Come pronto il kebab alle 19 per un turco slavo. Un incrocio un po' turco, un po' slavo. Lì c'è un altro scemo, qua c'è un altro che probabilmente si butterà nel fiume dell'oppio, ragazzi, il fiume della bamba. E niente ragazzi, io direi che questo episodio possiamo terminarlo qui. Abbiamo fatto veramente tantissime cose, siamo finiti nel labirinto sotto pieno d'oro. Ho fatto una scorta incredibile. Abbiamo catturato altri 3 Pokémon che spero di non perdere nel prossimo episodio. Ragazzi, abbiamo fatto il 19 con Quilava. Ci siamo comportati piuttosto bene. E già nel prossimo episodio potremmo cominciare a darci dentro con le palestre. E continueremo ovviamente la ricerca dei centri Pokémon, anche se mai, non troverò mai. È più probabile trovare Paolo Brosio a letto con Vanna Marchi, che deve essere un qualcosa ragazzi da vomitare. E quindi ragazzi, per questo video posso terminare qui. Se vi è piaciuto lasciarmi un mi piace e un bel commentino ragazzi, iscrivetevi al canale se volete, guardate Facebook e Instagram che non trovate in descrizione nei commenti, come solito ragazzi. E che dire, qui da Flenda, i magi che girano sotto in questo lago, e dal nostro fighissimo Quilava che ha fatto il 19, non ha livellato molto comunque. Nel prossimo episodio ragazzi ci diamo un bel colpo. È tutto, bella rega. Mi chiamo Tejota, he vuelto a mi ciudad, como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio, ha matado a mi madre, balaste el adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets, desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16, voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.